cerimonia dell'assegnazione del premio Frankovic, che è ormai un appuntamento storico di Turisma, e quindi invito il professor Polartu, che è il presidente dell'Associazione Archeologi Medievisti Italiani, a salire sul palco. È un premio molto prestigioso, chi lo riceve può fregiarsene perché i motivi vi spiega pure. Ciao. Buongiorno a tutti. Allora, io sono qui oggi per il premio Frankovic come presidente della SAMI, della Società di Archeologi Medievisti Italiani. Sono molto fiero, molto orgoglioso perché questo è il secondo anno che presento i premi qua a Turisma. Abbiamo dei premi molto interessanti, ma prima volevo brevemente dire chi era Riccardo Frankovic, perché si è deciso di istituire i premi Frankovic per la grande divulgazione di qualcosa. Beh, io a questo punto vorrei subito invitare i membri della commissione della giuria che ha seguito e che mi hanno affiancato nel scegliere i tre premi che presento. Eva degli Innocenti, che è direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Francesca Morandini, dei Musei Civici d'Arte Storia di Brescia. Fabio Pagano, della Direzione Generale Musei del Libar, ma adesso direttore ai Campi Ferrari. Piero Cunetti, che penso non ha bisogno di essere un certo Giuliano Volpe, professore di archeologia medievale, che l'avevo visto poco fa, e Anna Maria Visser, professore di museologia dell'Università di Ferrara. Il primo premio era per un'istituzione, museo, parco archeologico che noi abbiamo ritenuto capace di rappresentare in qualche modo una sintesi fra il rigore dei contenuti scientifici e poi l'efficacia della comunicazione degli stessi verso il grande pubblico non specialista. Okay? Noi speriamo che questo premio annuale potrà anche portare avanti il discorso in questo senso. Quest'anno ci sono stati due premi per istituzioni coinvolti nella valorizzazione. Il primo premio, che è quello vinto con il voto dei cittadini, perché dopo che noi abbiamo stilato un elenco di siti, va fuori al voto popolare e noi diamo un po' di tempo per contare i voti e vedere chi vince. E quest'anno è andato al Museo dell'Alto Medioevo di Ascoli Piceno. Abbiamo l'assessore alla cultura Donatella Ferretti, il direttore dei musei Stefano Ferretti e l'amico Andrea Stampa. Il premio del pubblico conferito al Museo dell'Alto Medioevo di Ascoli Piceno, allestito nel monumento monumentale Forte nella Testa, le innovative soluzioni espositive e comunicative adottate per favorire la conoscenza dello straordinario cimitero longobardo di Castelciosino e di altri siti tanto antichi e automedievali, e per sostenere lo sviluppo del territorio marchigiano attraverso la cultura. Complimenti. Da parte dell'amministrazione comunale di Ascoli, che oggi qui rappresento, il sindaco Marco Ferravanti, davvero un sentito grazie. La città di Ascoli è una città dall'antica storia, storia della quale siamo molto orgogliosi e che l'amministrazione comunale da sempre cura e valorizza.
Ma il mio ringraziamento oggi vuole essere anche per aver acceso un riflettore, una luce su un territorio come il nostro, che è molto ricco di storia, di beni culturali, architettonici, ma molto danneggiato dal sisma del 2016. La nostra è una terra davvero ricchissima, dove non solo le città, i borghi, ma anche chiese sparse sugli Appennini sono ricche di tanti tesori, e davvero abbiamo subito un duro colpo con i terremoti che si sono susseguiti dall'agosto del 2016. Quindi è un ringraziamento ulteriore quello che va a Sami e soprattutto ecco, alla giuria, al presidente Paul Arthur, ma mi permetto anche al professor Volpe, che ha voluto dedicare un'attenzione particolare a questo territorio che ha bisogno davvero di un grande rilancio. E la cultura, l'archeologia, la nostra appunto lunga antica storia, che cerchiamo di valorizzare in tutti i modi, anche attraverso la cura e la valorizzazione di questo nostro museo collocato in una splendida struttura del XVI secolo, come vedete, è per noi uno strumento davvero importante di sviluppo e di crescita. Quindi davvero grazie, siamo molto orgogliosi di apporre questa bellissima targa sul nostro museo. Grazie davvero. Grazie. Io sono qui anche a nome di due grandi persone che non ci sono più, perché il progetto, il lungo progetto che ha portato nel 2014 alla nascita del Museo dell'Alto Medioevo di Ascoli Piceno e oggi ci porta qui a raccogliere questo prestigioso premio con le splendide parole dell'amica Donatella, nasce da un progetto di ricerca che volle fortemente una grande archeologa che era stata una delle antesignane dell'archeologia pubblica in Italia, Lidia Paroli, a cui vi prego di rendere con questo applauso un attimo. In un momento in cui si era risvegliata l'interesse ad Ascoli Piceno per le loro radici, per la loro storia longobarda, Lidia, in qualità di vice direttrice, storica vice direttrice del Museo dell'Alto Medioevo, la raccolse questo appello della comunità, venne ad Ascoli Piceno e organizzò nel 1995 il centenario del rinvenimento della scoperta. E io sono onorato, mi volle chiamare fin da quel momento a partecipare a questa iniziativa di cui resto oggi testimone, dell'iniziativa sua, del compianto soprintendente Giuliano De Marinis, che tanto la volle appoggiare. E accanto a lei anche di altri amici che non sono più nell'amministrazione, Maria Cecilia Profumo, Pierluigi Salvati. Due grandi mostre, 1995-2004, l'acquisizione da parte del comune, del parco, del territorio della necropoli di Casteltrosino, così sottratta al rischio di distruzione, la creazione del parco archeologico inaugurato nel 2003, la mostra nel 2004 con la presentazione del progetto del museo, un lungo percorso di realizzarsi che è andato poi a effetto nel 2014. Oggi siamo qui a ricordare questi amici che non ci sono più, ma da loro ripartire grazie all'assessore Ferretti che si sta impegnando veramente allo spasimo per il rilancio di questo patrimonio, per la crescita del nostro museo e per lo sviluppo ad Ascoli Piceno di una cultura dell'archeologia urbana attraverso anche rapporti di collaborazione con l'amico Enrico Giorgio dell'Università di Bologna, che faccia di questa storia illustre un vissuto quotidiano della comunità, perché è anche un grande strumento per giungere alla sua rilancio dal punto di vista culturale e turistico. E quindi un ultimo applauso, Lidia Paroli e Giuliano De Marinis. Grazie a tutti.